A Procida stiamo sperimentando nuove forme di acquacultura, l'allevamento dei ricci è sicuramente una forma di cultura innovativa nella nostra regione che si inserisce nel contesto della tradizione di miticoltura forte che viviamo e che registriamo nella nostra regione. Questa specie è molto importante per gli ecosistemi perché serve anche a trasferire energia dalla produzione primaria, quindi dalle piante, ad altri ecosistemi e poi è fondamentale per la ricerca scientifica perché ha un embrione molto particolare che consente di portare avanti ricerche di evoluzione e sviluppo. Il nostro obiettivo è quello di utilizzare le competenze acquisite per ripopolare le coste dell'isola e riequilibrare l'ecosistema marino. La startup innovativa Echinoidea, tutta procidana, è sicuramente un'occasione importante per il territorio. Soprattutto ancor più per un'isola che ha un'importante tradizione nel settore della pesca. Questa attività imprenditoriale molto proiettata nel futuro ha un valore aggiunto. Come giovane donna per me è importante e significativo partecipare a questo progetto nella misura in cui si sente parlare di una difesa dell'ambiente, di una pesca sostenibile e di una green economy. Si è notato che questo animale non incrementava la sua popolazione marina. Per cui le regioni sono intervenute con dei decreti ancora più restrittivi fino in tali punti a bloccare completamente la pesca. Sea urchin aquaculture is a very promising field, yet it might be challenging due to the high mortality rates recorded during early life stages. Hence, the production of sea urchin requires intensive monitoring and attention during the production process.